al petrolio, che chiude la settimana con una performance positiva del 5,94%. Tecnicamente, il petrolio è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 57,05, mentre il supporto più immediato si intravede a 53,85. Settimana decisamente positiva per la benzina verde, che ha terminato in rialzo del 9,09%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,624, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,47. Frazionale rialzo per il derivato sul gas, che mette a segno un modesto profit a più 0,53%. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 2,569. Settimana molto negativa per il grano, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,56%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 498,25. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 516,25. Composto rialzo per il grano turco, che archivia la settimana con un guadagno dello 0,27%. Lo status tecnico del mais mostra segnali di peggioramento con supporto fissato a 372,08, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 378,08. Affonda sul mercato il riso grezzo, che a fine settimana soffre con un calo del 2,63%. Il quadro tecnico del riso grezzo suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 9,9 con tetto rappresentato dall'area 10,18. Controllato progresso per il metallo prezioso, che chiude la settimana in salita dello 0,53%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,326,13, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,311,11.